Quando si vende, l'unico limite è la nostra immaginazione. Noi possiamo vendere anche un programma da 50.000 euro, senza problemi. E prima di tutto però bisogna credere noi che valga 50.000, se no non ci riusciamo. Se noi non crediamo che valga 50.000, allora passiamo l'asticella. Oppure ci chiediamo perché non crediamo, perché magari ho paura che non posso dare risultato. No, perché si fa un commitment, che ci sto lì e fino a che non creo qualcosa che funziona del risultato, ok, non può accadere. Io lavoro qualche volta il sabato, la domenica, senza sosta. Quando ho prevenduto qualcosa e so che devo creare qualcosa che dà una trasformazione più grande, ci sto anche la domenica sera. Me ne frego se gli altri vanno a giocare, se gli altri vanno al mare. Ok? Me ne frego se dicono, no, goditi la vita. Sì, me la godo quando ho dato una trasformazione a queste persone, mi pagano un sacco di soldi perché ottengono una trasformazione molto grande. Dopo me la godo. Allora sì che mi godo la vita, non se vado al mare. Non se vado al mare. No? Quindi se io ho questa mentalità, questo commitment che dico tanto fino a che non gli do questa trasformazione, adesso la prometto, poi fino a che non gliela do e anche più di quello che gli ho promesso, io lavoro. Le persone ci pagano perché facciamo 15 ore al giorno, 10 ore al giorno o abbiamo fatto quello che loro vogliono fare in pochissimo tempo per velocizzargli il lavoro, ok? Quindi questo è molto importante, potete dare qualsiasi servizio a qualsiasi prezzo, vi do il permesso di vendere a qualsiasi prezzo volete. Ovviamente dovete fare il commitment che gli darete quella cosa. C'è sempre in un viaggio imprenditoriale, per chi è in attività, un momento in cui bisogna creare il prodotto, qualunque esso sia, proteine, software, consulenze che avevi in mano, immobili. Creare, dare un prodotto che è lavorare duramente. Voi non sapete, l'ho raccontato a volte a quelli del coaching, quando ho creato una masterclass, okay, qualcuno ha provato a replicare una cosa simile, impossibile. Quando ho creato la Masterclass lavoravo 17 ore al giorno, 17, avevo le occhiaie fino a qua giù, avevo smesso di allenarmi, però l'ho fatto nei tempi prestabiliti e ora è qualcosa che nessuno, anche se lo copiano e incollano, nessuno può fare una cosa come una Masterclass, ok? Quindi è questo, è importante capirlo, poi mi godo i frutti, lavoro duramente, mi godo i frutti, poi ritorno a lavorare duramente per il prossimo step, ok? Poi mi godo i frutti e così via, non c'è una linearità, il bilancio nella vita, non c'è, questo ve lo voglio far capire ragazzi, non c'è una cosa che ok, oh, voglio una vita bilanciata, voglio un po' lavoro, un po' questo, un po' l'altro, no, assolutamente no, ovviamente dovete farlo capire anche a chi vi sta intorno, è molto importante, per esempio Jessica con me lo sa, perché quando io sto lavorando su qualcosa, lei lo sa anche perché lo fa anche lei, nei miei confronti perché anche lei ha un'attività, quando si lavora su qualcosa, io posso tornare anche a casa alle 9 di sera, dalle 6 di mattina alle 9 di sera, e l'ho fatto tante volte. Non è lì, oh cavolo Giacomo, non ci sei mai. No, sa perché poi stiamo meglio, tutti quanti, ok? Con più soldi, provvedere ai nostri cari, provvedere ai nostri clienti, creare un team, avere un impatto più grande, proprio per questo. Quindi ecco, da qui nasce la paura di non saper dare un prodotto che costa di più. È per il commitment, vuol dire che non abbiamo un commitment abbastanza grande e forte di dire dedico la mia vita o questa area della mia vita, questi 6 mesi della mia vita a creare qualcosa che là fuori non c'è. Me ne frego della concorrenza. La concorrenza fa X, io faccio X per 5. Così mi faccio pagare almeno X per 2 o X per 3. Ok? Ora, vorrei effettuare con il vostro sistema una prevendita del corso che partirà a ottobre. Mi sto studiando la possibilità di integrare i classici corsi che ci sono in giro con un elemento differenziante che permetterebbe di accelerare i tempi di affiancamento dei tutor formati con i bambini con DSA, con lo scopo di renderli autonomi nello studio. Questo, per esempio, questo è qualcosa per cui è un grande commitment da prendere, no? È qualcosa per cui mi sveglierei alle 4 di mattina, alle 3 di mattina, no? Sicuramente non ora fa così. Dico alle 3 di mattina, però non ha problemi alzarsi la mattina per dare una trasformazione così importante. Quindi se voi create un prodotto che anche con una martellatina dà la trasformazione il prima possibile, le persone per quando vogliono risultati, le persone per ieri. Quindi non ha senso quello che mettiamo, a volte si fa l'errore di mettere più possibile, però quello crea solo più confusione e allunga solo il percorso. Bisogna dare quello che serve, ok, per ottenere i risultati, il minimo indispensabile che serve, il 4% che porta 64. Poi non mi importa se è un corso più gruppo di supporto annuale, visibilità, la domanda è, Eleonora, questa trasformazione, prima di tutto, se gli altri danno a 750, che trasformazione danno? E in quale tempistiche? Se gli altri la danno in una trasformazione più bassa della tua, con meno tempistiche, tu puoi chiedere di più. Non importa cosa gli dai, tu puoi chiedere di più.
Quindi cerca di capire, ovviamente tu hai detto elementi differenzianti, gli elementi differenzianti sono proprio anche quelli che, ovvero la nuova speranza, no? Il meccanismo unico, la nuova speranza è un elemento differenziante, o la USP, chiamala come ti pare, Unique Selling Proposition, cioè quella cosa che gli dà il risultato più grande o più veloce o entrambi con il minor sforzo possibile e senza una frustrazione che con le altre soluzioni avrebbero. Questo ti dà il diritto, tra virgolette, di chiedere di più, ok? E il discorso che ho fatto prima, ah, ma ti diranno gli altri costano 7,50 più IVA, ok? Tra i due, se costassero uguale, quali prenderesti, secondo te, dopo che ti ho fatto questa presentazione, quali prenderesti? Loro ti diranno il tuo, per quale motivo? Per questo, questo e quest'altro, e poi per questo, questo e quest'altro, e poi per questo, questo e quest'altro. Quando ha finito e non gli viene in mente altro, ok, questo è il motivo per cui costa di più. In verità, comprendo che costa di più, ma costa di meno. Perché se io ti do una... se tu aiuti i bambini a renderli autonomi nello studio in minor tempo e diventano ancora più autonomi in minor tempo rispetto agli altri, le persone pagano per velocità e per risultati più grandi o per comodità. Se vado a prendere la business class in un aereo, lo prendo perché sto più comodo, pago di più, mi portano tutto comodo, servito, riverito, tutto il resto. Ok? I soldi comprano sempre velocità, velocità. Io quando vado da un mentor, non importa dei programmi a 47, 57, io vado a prendere quello da $40,000 subito, se posso permettermelo. Ok? 60,000, prima non lo potevo, adesso sì. Però io vado a prendere quello lì perché compro velocità, vuoi parlare con lui. Vuoi avere a che fare con lui come facciamo per esempio noi nel coaching. Ok? Vuoi avere a che fare con lui, vuoi avere risposta da lui. Vado più veloce. Ok? Oppure vuoi il programma formativo, anche quelli, io mi formo tutte le mattine per 2 ore. Ok? Programma formativo, quello più completo, quello che costa di più perché so che è quello più completo, mi porta risultati più velocemente. Quindi qui stessa cosa, serve far capire la trasformazione. Se gli altri, Eleonora, hanno una trasformazione a 7,50 di un tipo, come puoi renderla più facile, più veloce e con meno frustrazione? E da lì poi viene fuori anche il meccanismo unico. Da lì viene fuori il meccanismo unico che dice perché, come faccio a dargli la più facile e veloce con meno trasformazione? Ci metto questo. Magari può bastare solo quello e puoi dargli anche meno di quello che gli danno gli altri e anche più margini degli altri. Quindi quello che farei io, se tu pensi a queste cifre, va benissimo, 2900, l'hai detto tu, quindi prima, nella risposta di prima ho detto pensate voi, ok, alle cifre che volete, questa è quella giusta da chiedere, chiediti qual è la trasformazione per cui pagherebbero 5900 euro e poi glielo dai a 3000 o a 2005, perché no, per partire da 2000, magari fate in tempo ad aumentare il prezzo. Parti da 2000, poi 2,5, poi 3000, poi fino a 5900. Ok? Quindi chiediti per 5900 euro quale trasformazione vorrebbero? Cavolo, rendere i bambini con DSA autonomi nello studio è una trasformazione come quella di Roberto Raul. Vale tantissimo, ok? Molto importante questa cosa qui, quindi cerca di dare il risultato più veloce possibile e vedrai che non avrai problemi a chiedere 2900 euro. Se ancora non hai creato questa cosa, come dicevo prima, fai il commitment di dire cavolo, adesso studio giorno e notte per dargli questo risultato. E vedrai che non hai problemi poi a chiedere 2900 euro. E anche a spezzare le obiezioni quando ti dicono perché costa di meno. Perché costa di più? Perché in verità costa di meno.